Nel borgo Celarevo in Voivodina, che appartiene al comune Bačka Palanka, si trova l'unico museo della birra nei Balcani. È sistemato in un palazzo autentico dalla fine dell'Ottocento che veniva usato come silo per i bisogni del birrificio fondato nel 1892 da Lazar Dungerski. Si dice che era il più ricco serbo dei tempi moderni che nella seconda metà dell'Ottocento faceva affari in Austro-Ungheria fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando morì nel 1917 a Novi Sad. Le sue navi cariche di grano attraversavano il Danubio fino a Vienna, il Tibisco fino a Seghedino, il Sava, il Drava, il Begej e i canali in tutta la regione di Bačka. Si racconta che al vertice del potere economico possedeva la maggiore quantità di grano in Austro-Ungheria. Con i fratelli si occupò di allevamento del bestiame, comprò fabbriche a Novi Sad, Zrenjanin, Belgrado, Ingija, costruì due fabbriche per la produzione di alcol, due birrifici e una fabbrica per la lavorazione dei semi di colza. Fondò il Teatro Nazionale a Novi Sad, era un grande benefattore e mecenate, investiva nel paese il denaro ricavato dal commercio comprando terreno e le tenute dai signori ungheresi. Uno dei primi latifondi che comprò nel nobile Nicola Bezeredia era il castello Cibu, Celarevo di oggi. Sulla proprietà, che appartiene alla tenuta in stile classico risalente alla prima metà dell'Ottocento, circondato da un giardino verde in stile inglese, Lazar Dungerski costruì nel 1892 il birrificio. Era un'altra goduria che desiderava offrire agli ospiti, tra cui lo scienziato Nikola Tesla, il pittore Paja Jovanović, lo scrittore Lazar Kostić. La produzione di partenza era di 10.000 ettolitri di birra, ma col tempo aumentò e oggi, dopo la privatizzazione della Carlsberg, è la seconda in Serbia per il piazzamento. Su esempio del museo a Copenaghen, dopo una ricostruzione generale costosa, i proprietari danesi hanno aperto 5 anni fa nel palazzo che era il silo del birrificio Dungerski, un centro per i visitatori con la collezione museale. Il desiderio era di conservare la storia autentica sulla tradizione della produzione di birra in quella parte della Serbia, eppure di arricchire l'offerta turistica della Vojvodina. La storia su Lazar Dungerski si ascolta volentieri e non può mancare durante la visita nel Museo della Birra. Tra i pezzi esposti si possono vedere le fotografie, le lettere, la corrispondenza appartenente alla famiglia Dungerski e altri 400 pezzi di vario genere legati alla produzione della birra. Si tratta di vecchie bottiglie, casse, ghiacciaie, bar, oggetti e macchinari risalenti al periodo di fondazione del birrificio. È interessante che la collezione cresce di continuo. Recentemente, per esempio, il museo comprato da una persona che lavorava nel birrificio prima della Seconda Guerra Mondiale, il macchinario per l'imbottigliamento, che lui a suo tempo comprò da Lazar Dungerski. Il secondo macchinario per la chiusura delle bottiglie, quindi nel Museo della Birra dicono che i macchinari sono tornati a casa. Sono altrettanto di grande valore le bottiglie con intagliato il monogramma della famiglia Dungerski, antiche più di un secolo. Ancora più antichi sono i barili in cui veniva custodita la birra ed è interessante vedere gli antichi frigoriferi. Nelle vetrine vengono custoditi vecchi boccali, nonché l'occorrente per la lavorazione del luppolo. Nel Museo della Birra a Celarevo si organizza la degustazione ed è un'occasione per imparare qualcosa sulla birra alla spina, bevanda risalente al periodo dei Sumeri. Infatti, nel terzo millennio a.C., i Sumeri svilupparono la cultura che si basava sull'agricoltura, soprattutto sulla coltivazione del luppolo, di cui la metà era destinata alla produzione del pane liquido birra. Con il supplemento di erbe aromatiche loro producevano 19 tipi di birra. Dal 300 al 600 fu aperto una serie di birrifici in Europa che si ritiene l'inizio dello sviluppo dell'industria della birra.